Ciao, oggi attraverso questo diagramma di flusso voglio mostrarti come noi ragioniamo in digitale. Partiamo dalla scansione intraorale e arriviamo alla consegna del lavoro. Parliamo di scansione piuttosto che impronta perché di fatto la scansione 3D è già il positivo, per cui il nostro modello. Se voglio andare direttamente in consegna lavoro attraverso una scansione intraorale, devo passare attraverso il primo compromesso, che prevede di affidarmi totalmente alla scansione intraorale ed è riservato soltanto ad alcune categorie, su impianti ad elementi singoli integrali e su denti naturali, sia singoli che multipli, sempre integrali. Integrali oppure microstratificati, lasciando però integrale le superfici funzionali, le superfici dei punti di contatto con i denti adiacenti e per quanto riguarda il pontic lasceremo integrale la zona che è a contatto con la mucosa. Per quanto riguarda gli impianti dovrò avere anche un ottimo fit tra il link e la struttura perché di fatto utilizzo la struttura come chiave di posizionamento per l'impianto. Diciamo integrali perché solo le superfici integrali ti garantiscono un ottimo riscontro tra il disegno CAD e il manufatto prodotto. A questo punto abbiamo detto che se passo attraverso una produzione master posso consegnare il lavoro. La produzione master non è altro che il controllo numerico che il mio manufatto sia congruo al mio disegno CAD. Da qui ci passa il compito del CAD che deve comunque garantire un disegno che in funzione dei materiali e dell'attrezzatura possa essere riprodotto. E ci passa il compito del CAM che deve garantire attraverso una manutenzione periodica che tutte le attrezzature funzionino sempre perfettamente. Nei nostri webinar Intraoral Scan e Stampa 3D, che troverete come link allegato, spieghiamo come ottenere nel nostro laboratorio una produzione master sia per sottrazione che per addizione. Diciamo invece che passo attraverso il compromesso 2, che significa che metto in discussione la scansione intraorale. Ad oggi la criticità più forte della scansione intraorale sta nel corretto posizionamento tra scanabattment o tramonconi naturali quando sono connessi da un'ampia zona di mucosa. Per cui in questo caso decido di stampare il modello e dalla stampa del modello ho tre possibilità. Se realizzo una struttura interamente fresata anche nelle connessioni, posso decidere di accettare il compromesso 3 e andare a consegnare il lavoro. Il compromesso 3 significa che mi affido alla scansione intraorale per quanto riguarda la passivazione degli impianti, ma mi affido invece al modello 3D, per cui metto a rischio la precisione dei punti di contatto con i denti adiacenti e i punti di contatto in centrica. Questo rischio si riduce fin quasi ad annullarsi proporzionalmente in funzione di precisione e accuratezza delle mie unità produttive, sia in house sia in lavorazioni esterne. E vi ricordo che per le lavorazioni complesse il centro fresaggio è determinante. In più, se questa struttura sarà rivestita in ceramica, dovrò tener conto dell'ossidazione in forno. Per ovviare a questo problemino posso decidere per una struttura da rivestire sul link da incollaggio. In questo caso però dovrò accettare il compromesso 4, che prevede che i link da incollaggio vengano passivati in bocca. Oppure posso decidere di incollarne uno in laboratorio e generalmente scelgo quello più scomodo per il clinico, ma i restanti link dovranno essere passivati in bocca. Se in più questa struttura non è integrale ma è da rivestire in materiale estetico, allora prima di consegnare il lavoro passo anche attraverso il compromesso 3. Altra possibilità è quella di affidarsi ad un index di prova. Personalmente, seppur non ancora validato, prediligo un index in alluminio. Ora, conosciamo tutti le caratteristiche di duttilità e di elasticità di questo materiale, ma se ragioniamo in digitale, questo index non deve rispondere a caratteristiche di una barra, ma il suo utilizzo deve essere concepito in funzione delle sue caratteristiche, per cui sarà fondamentale la sezione verticale. E
e vi mostro un piccolo esempio di tenuta di sezione. Se io utilizzo una sezione pari a questo foglio di carta, ma la distribuisco in senso orizzontale, avrò un certo grado di flessione. Se invece io questa stessa sezione la distribuisco invece in verticale, vedete già come un foglio di carta cambia notevolmente il suo grado di flessione. Questo concetto va applicato all'index in alluminio in funzione anche della lunghezza dei segmenti. Unito al fatto che posso maggiorare il raggio di una connessione, ad esempio di un multi-unit, unito al fatto che il serraggio verrà fatto a 10 newton, tenendo presente che questa manovra rimane sempre operatore dipendente, in rapporto ai costi di produzione, fanno sì che questo index in alluminio possa rispondere tranquillamente ad una prova di passivazione di impianti multipli. A questo punto, se l'index è ok, posso tranquillamente finalizzare e consegnare il lavoro. Se l'index invece non è a posto, allora mi si aprono tre strade. La prima strada, diciamo che l'index va bene sul modello ma non va bene in bocca. Allora prima di consegnare il lavoro dovrò passare attraverso il compromesso 5. Il compromesso 5 significa sezionare l'index. Però sappiamo che individuare il punto 0 sarà impossibile o perlomeno molto difficile. Per cui se riesco ad isolare il problema nell'impianto più distale, allora posso permettermi di sezionare l'index, riposizionare e completare il lavoro. Se invece per una corretta passivazione dovrò sezionare l'index in più punti, allora in questo caso vi consiglio di ripartire con un nuovo index. In questo caso il problema sarà da ricercare nella produzione. Diciamo invece che va bene in bocca, ma non va bene sul modello. Allora, in questo caso posso tranquillamente finalizzare il lavoro e consegnarlo. Ricordiamoci che la prova in bocca è sempre quella più affidabile per il grado di passivazione. In questo caso il problema sarà da ricercare nella nostra produzione del modello. L'ultima opzione invece è quella dove il nostro index non va bene né sul modello né in bocca. In questo caso siamo in alto mare, perché il problema potrebbe essere ovunque. Potrebbe essere la scansione, potrebbe essere l'accoppiamento, e in questo caso dovremmo mettere in discussione la qualità degli scan abutment. Potrebbe essere, chiaramente anche in questo caso, la produzione. In ogni caso vi consiglio di ripartire con una nuova scansione. Spero di essere stato chiaro e mi aspetto critiche e consigli. Ma più importante, mi piacerebbe condividere con voi il modo in cui anche voi ragionate in digitale. Grazie e ci vediamo al prossimo video.